consigliera di parità della provincia di Livorno. Quest'anno siamo in partenza per la quarta marcia e è dedicata a voi, siete voi che siete i protagonisti. Abbiamo in questa edizione deciso di festeggiare anche il 70° anno per cui le donne vanno a votare nel nostro paese, che è stata una grande conquista e è l'inizio appunto della parità di genere. Il cammino è ancora lungo e noi siamo qui oggi insieme proprio per avere questa consapevolezza. Ci saranno durante il percorso una serie di produzioni che sono le vostre produzioni, poi Alessia vi dirà, che è la conduttrice della marcia, è un'attrice e una regista e sarà lei che sarà l'anima di questa manifestazione, vi dirà appunto quali sono i nostri passi. Io vorrei ringraziare tutte le associazioni che sono qui oggi con noi e ci hanno dato il loro supporto e il loro aiuto, senza le quali ovviamente non potevamo fare questa manifestazione. Le leggo perché sono tantissime e veramente un caldo grazie di cuore. Sono l'ufficio della Protezione Civile della provincia, il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, l'ufficio scolastico provinciale, l'azienda ASL 6, il CONI di Livorno, l'UISP Terre Etrusco Labroniche, la Federazione Italiana Atletica Leggera Comitato Provinciale di Livorno, il Comitato Maratona Città di Livorno, l'SVS di Livorno, Cives Nucleo di Livorno, la Croce Rossa sempre di Livorno, le Fiamme Gialle ANFI, l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, l'Associazione Radio Club Fides di Livorno, l'Associazione 10 Dicembre. In particolare poi ci saranno delle associazioni che, o delle entità che ora, alle quali passo anche la parola, che ci hanno dato anche degli omaggi oppure che hanno partecipato, sono qui insieme a noi appunto, e vi diranno loro in che maniera. Un ringraziamento e un saluto da parte dell'amministrazione, poc'anzi è passata anche la vice sindaco che ha appunto sottolineato ancora una volta con una serie di iniziative anche che l'amministrazione comunale sta facendo e sta proseguendo il tema di parità di genere. Quindi una tematica molto importante, perché oggi questa marcia simbolica in realtà racchiude al suo interno, ed è fondamentale che ci siano giornate come questa, racchiude tutti i passi che ovviamente la donna, quindi diciamo noi tutti, abbiamo compiuto nell'arco temporale e siamo arrivate sino a qua. Quindi le donne di oggi sono le donne forti, madri di famiglia, grandi professioniste, impegnate a tutti i livelli, sono quelle che lottano ovviamente per il mantenimento, per la cura e la tutela dei propri nuclei familiari, e veramente sono quelle che poi si rendono anche partecipi a questa, nella riprova della vita attiva a 360 gradi anche all'interno. Consigliera di parità per questo spazio, avrò pochissimo tempo perché è bello iniziare questa marcia e vi dico che noi stiamo riflettendo come commissione, oltre che sulla ricorrente del 70° del voto alle donne, come ha ricordato appunto la consigliera, ma soprattutto stiamo compiendo riflessioni sul linguaggio di genere. Quindi la parità per noi passa anche attraverso il linguaggio, quindi come utilizzo del maschile e del femminile in maniera adeguata, soprattutto nella carta stampata, ma come anche nei documenti di informazione. Questa è una riflessione che abbiamo iniziato con la ricorrenza della festa della donna per l'8 marzo insieme all'Ordine dei giornalisti, e che porteremo avanti, e ci farebbe piacere, ecco, poter avere la partecipazione attiva anche delle scuole, che ecco, è dalla tenera età, e poi insomma, vedo qui ragazze anche molto grandi, ragazze, importante attribuire il giusto articolo davanti e il giusto riferimento per ogni carica, quindi è importante il sindaco come la sindaca, e questo noi ci teniamo veramente. Ragazzi, ragazze, bambini e bambine, è bellissimo essere qui con voi ed è stato stupendo lavorare in vostra compagnia. Consideriamo questa marcia una metafora della nostra vita, passo dopo passo insieme
cercando di cambiare noi stessi per migliorare noi stessi e migliorare il mondo che ci circonda e lasciare sicuramente un futuro alle future generazioni. A tra poco, e lascio ora la parola a Eva Fedi e Paolo Greco, che hanno curato il progetto con nelle classi con voi, e nel modo particolare con il gioco il gioco di ruolo e teatro dell'oppresso. Buongiorno a tutti, sono contento di essere qui per la seconda volta. L'anno scorso l'ho fatto a titolo individuale, quest'anno come associazione. Per questa marcia, l'importante è che non ci fermiamo a questa marcia, su questi problemi, ma continuiamo. Noi siamo un'associazione che si occupa dei diritti di tutti e di tutte, e di tutti i diritti, per cui ad ampio spettro, 360 gradi sui diritti. Ci dobbiamo lavorare tutto l'anno, quindi noi ci occuperemo anche di fare delle attività anche che vanno oltre questa marcia. Tutti i ragazzi che vogliono partecipare saranno ben accetti da noi, anche perché siamo il comitato di Arci Ragazzi, che finalmente si è ricostituito qui a Livorno, e quindi un comitato di un ente che lavora fondamentalmente con i giovani. Grazie a tutti. Ma qui siete bellissimi, quindi non so se sarebbe bello potervi far vedere una foto di quante facce, di quanti bambini, ragazzi, adulti e quante associazioni in questo momento stanno partecipando. Quindi è per me un onore essere qui e poter partecipare con voi, per me è la prima volta alla marcia, la marcia è già la quarta volta che viene realizzata qui a Livorno. Allora cominciamo subito, perché adesso ci saranno alcune performance e poi partiremo per la marcia. Quindi leggo tutto il programma però del nostro cammino insieme. La prima performance è quella della scuola primaria Carducci, che farà una performance proprio tra pochissimo, e poi dopo ci sarà il flash mob della scuola secondaria Bartolena e della scuola secondaria Borsi. Poi noi ci metteremo in cammino e arriveremo al monumento del marinaio dopo l'Accademia Navale, e lì ci saranno appunto le performance dell'Iti del Galilei, dove ci saranno delle poesie e delle letture di testi, dell'Isis Niccolini Palli, dove spiegheranno il loro cartellone e la loro produzione, e del Buontalenti, che farà una performance di teatro dell'oppresso. Procederemo ancora, arriveremo alla rotonda d'Ardenza, e ci sarà ancora una performance del Buontalenti col Teatro dell'Oppresso, la canzone è una canzone, poi una performance del Vespucci con un testo di una canzone, e poi il Colombo, che spiegherà appunto le produzioni che hanno fatto. E alcuni cartelloni. Il lavoro è partito sin dal mese di ottobre, quindi i bambini stessi poi avranno modo di raccontarvi le esperienze che hanno potuto fare. Intanto io inizio a chiamare allora Dove devo portare?
Quanti sono? Grazie Fabio! È tutta la spesa ben cara!